Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Miacerana è pronta ad accogliere il suo secondo bebè a poco più di un anno di distanza dal suo primogenito, Bruno Romeo. La giornalista e conduttrice che il grande pubblico ha conosciuto a quelli che il calcio, programma della domenica pomeriggio di Rai 2 purtroppo messo in soffitta, ha condiviso quest'immensa felicità dal suo account Instagram. Nata nel 1986 in Germania da padre tedesco, facoltoso dentista, e madre bosniaca, Mia è cresciuta fino a 13 anni negli Stati Uniti d'America, per poi trasferirsi a Roma. Ha studiato Business Administration presso la John Cabot University di Roma e nel 2011 è diventata giornalista professionista. Oggi è felicemente fidanzata con Federico Ferrari, manager della Diesel con il quale ha avuto il suo primo bambino. È stata legata in passato al giornalista Malcolm Pagani. Nuovo bebè in arrivo per Miacerana e Federico Ferrari. Solo poco più di un anno fa, Miacerana annunciava entusiasta la sua prima gravidanza alle telecamere di quelli che il calcio. Attiva su Instagram con un seguito di oltre 220.000 follower, l'affascinante giornalista ama condividere post e video che raccontano le sue giornate. Le più recenti sono dedicate al suo bambino con post bellissimi che scaldano il cuore dei fan. E proprio in queste ultime ore ne ha condiviso uno che li ha lasciati anche piacevolmente stupiti. Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l'ora, Mia, Federico, Bruno e Tito, è la didascalia che accompagna l'immagine di un'ecografia in cui si vede indistintamente una manina. Le parole di Mia sono state seguite da un hashtag, Ops, we did it again, Ops, l'abbiamo fatto di nuovo. Solo l'8 agosto 2022, il primo figlio Bruno Romeo ha compiuto un anno. Tantissimi messaggi arrivati al margine, da parte di molti VIP che fanno le felicitazioni alla conduttrice. Per adesso Miacerana non ha svelato ulteriori dettagli, quindi non si sa il sesso del bambino o il nome. È probabile che la coppia non sappia ancora se il piccolo Bruno avrà un fratellino o una sorellina. Non ci resta che attendere per sapere gli aggiornamenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.